Albenelli di Ravenna, derby importante per ambedue le formazioni. I giallorossi cercano il rilancio dopo aver conosciuto lo stop in esterna domenica scorsa in casa dell'Alzone. Ifoli invece vuole ottenere 3 punti in esterna per tirarsi fuori da una zona che al momento non la mette in sicurezza. La squadra di Gadda, tra l'altro ex di turno, arriva dal pari con la Tritium di domenica scorsa. Avete la gara Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta, coadiuvato a Davide Del Dio di Caltanissetta, della stessa sezione Alessandro Gennuso. Terna arbitrale dunque pugliese e siciliana. Punti importanti al Benelli, inutile negarlo, ma Ravenna gioca in soltezza. La qualità dei giallorossi passa dal piede di Saporetti, primo assist e match con relativo colpo di testa sventato in corner dall'ottimo De Gori. Ad emulare il compagno sull'altra fascia è Silla, danza con il pallone tra i piedi, serie di finte con traversone finale che scheggia la traversa. Le solite amnesie di Fece De Folì costano caro ai Galletti, qui tra Boccardi e De Gori, la prendo io, la prendi tu. Alla fine tra i due litiganti interviene mezzo Guidone che steso a terra si procura il penalty. Dal dischetto si presenta mister Saporetti, De Gori si riscatta dell'errore rimanendo fermo, neutralizzando un pallone calciato male dal numero 10. I Folì a più over a fondo passa, qui è Gersos a ringraziare questa volta le annesie difensive del Ravenna, colpo di testa a indirizzare la sfera laddove Botti, leggermente avanzato, non può davvero far nulla. 0-1 per gli ospiti. La reazione di Ravenna produce la combinazione Macri-Guidone, colpo di testa dell'attaccante deviato in corner da De Gori. Il Folì replica in maniera cinica, Petrucci di testa devia in rete un cross proveniente dal piede di Gersos. L'arbitro annulla per posizione di offside, non senza polemiche. Ma in chiusura di tempo, dall'angolo, il Ravenna perviene al pareggio, a sbucare per la deviazione vincente di testa e Aruna che bissa il gol realizzato in esterna sul campo dell'Agnanese. 1-1 è ristabilita la parità in campo. Nella ripresa viene fuori ancora di più la produzione offensiva del Ravenna, da questo traversone Guidone colpisce di testa, botta sicura con De Gori che ci mette più di una pezza nella respinta. Ma il vantaggio è solo rimandato, ma qui dall'angolo pennella per la solita testa vincente di Antonini, al suo 5° gol di stagione, non male per un difensore che nel colpo di testa il suo colpo migliore. I giallorossi non contenti vorrebbero un nuovo penalty per un atterramento dubbio di Guidone in area di rigore. In contropiede campo aperto Saporetti ha vita facile, ma sul più bello viene frenato da De Gori, pronto a negargli la gioia del tris. Il Folì si rivede con questa punizione battuta corta scaricata sul piede caldo di Schirone che non inquadra lo specchio della porta. È solo un lampo perché Ravenna gioca ad alta intensità divertendo il proprio pubblico. Lo scambio tra Lusignoli e Silla manda in porta quest'ultimo, l'attaccante però non riesce a trovare proprio la via del gol. Nel finale Ballardini scodella questo pallone al centro dell'area di rigore con il compagno che sotto misura alza la mira. Clamorosa occasione da gol per il pareggio. Le note finali di questo match dimostrano che Ravenna gioca un piacevole calcio, diverte, crea tantissime palle gol a partita ma soffre di leggerezze difensive. Il Folì è squadra che sa colpire ma concede troppo e non a caso si contano i tanti punti persi in stagione.